in apertura, in primo piano, l'emergenza sanitaria, perché questa mattina c'è stata la visita del presidente della regione Marco Marsiglio al Covid Hospital di Pescara, per inaugurare, sono stati inaugurati nuovi spogliatoi e anche studi medici, però sentirete tra poco anche il direttore del Covid Hospital, il professor Giustino Parruti, che in sostanza dice i reparti sono pieni, ma per i dettagli ci colleghiamo in diretta, si trova sul posto per noi e per voi Antonella Micolitti. Buon pomeriggio Antonella. Buongiorno Paolo, buongiorno ai telespettatori del TG8 con la telecamera di Andrea Berardinelli. Siamo davanti al Covid Hospital di Pescara, la Palazzina Rossa, che come sappiamo è stata riconvertita per curare i pazienti Covid. Oggi c'è stata l'inaugurazione degli studi medici e degli spogliatoi per gli operatori sanitari. All'inaugurazione hanno preso parte naturalmente le istituzioni regionali e anche i medici e gli operatori sanitari. Ma questo è solo uno dei tanti step della Regione Abruzzo, perché in settimana ci saranno anche altre inaugurazioni che riguardano strutture Covid a Chieti, a Ortona e a Popoli, perché c'è una rete, ha detto il presidente Marsiglio, che deve essere appunto completata. L'assessore Verì poi si è appellata al senso di responsabilità dei cittadini, perché come sappiamo, come hai detto tu, oggi siamo in zona gialla, il primo giorno di zona gialla, e dobbiamo comunque continuare a rispettare quelle che sono le regole basilari: indossare la mascherina, il distanziamento e la pulizia delle mani se vogliamo continuare a rimanere in questa fascia gialla delle maglie più larghe, ma ribadiamolo, la prudenza non è mai troppa. E vi dicevo delle persone, degli esponenti presenti qui all'inaugurazione al Covid Hospital, e possiamo mandare in onda le interviste che abbiamo realizzato al presidente Marco Marsiglio, che si dice soddisfatto per questa ulteriore inaugurazione. Pensate che il tutto è stato realizzato, per quanto riguarda gli spogliatoi e gli studi medici, in meno di 60 giorni, e anche al professor Parruti, il direttore del Covid Hospital, il quale ci dice, questo è importante, che l'ospedale è pieno e quindi proprio per questo bisogna non abbassare assolutamente la guardia, perché sappiamo, abbiamo imparato a conoscere il Covid, si tratta di una malattia subdola. Direi di mandare i contributi filmati ringraziando l'operatore Andrea Berardinelli, e poi Paolo ti restituirei la linea e naturalmente ci ricollegheremo questa sera per i dati aggiornati con il bollettino della regione. Gli interventi dell'ASL Pescara sono complessivamente 10, tranne uno che è stato stralciato perché è inserito in un progetto più ampio di ristrutturazione, che è quello di Penne. Stanno andando tutti avanti, questi sono i primi che inauguriamo, li inauguriamo non solo nel rispetto dei tempi, anzi in anticipo rispetto ai tempi contrattuali che erano stati assegnati, con un notevole anche risparmio sui costi, avendo condotto gare a ribasso che hanno fruttato questo tipo di risultati, la dimostrazione che si può lavorare in urgenza, in emergenza e con poteri speciali, mantenendo allo stesso trasparenza, economicità ed efficacia degli interventi. È un tassello ulteriore per potenziare questo ospedale Covid, che è il fiore all'occhiello dell'ASL di Pescara e dell'intero Abruzzo. Professore, qual è la pressione sull'ospedale Covid in questo momento? Purtroppo la realtà è che l'ospedale Covid è completamente pieno. Stamattina abbiamo 20 malati in rianimazione, e in tutti gli altri settori, incluso il settore convenzionato presso la clinica Spatocco, dove mandiamo i pazienti in condizioni di miglioramento, è completamente pieno. Quindi ancora oggi le entrate e le uscite si bilanciano senza nessuna riduzione delle degenze. Per quanto riguarda le scuole, la preoccupano questi focolai? Ma io credo che la gestione che stiamo vedendo è una gestione molto razionale. Insomma, la scommessa era, se vogliamo fare scuola in presenza, attrezzarsi. La politica degli screening che il Presidente ha favorito, devo dire in modo molto forte, ci ha dato dei risultati importanti. Per Pescara abbiamo identificato 250 portatori asintomatici, che insomma non è una cosa da poco. Abbiamo intensificato l'attività di screening sulle scuole, e quindi è chiaro che il monitoraggio è fondamentale, perché laddove si determinino delle circolazioni iniziali dobbiamo intervenire con provvedimenti anche contenitivi, perché tutto il sistema possa continuare a funzionare.